analizzare i linguaggi politici del passato e del presente, scoprire la modernità di un grande pensatore della storia italiana come Giovanni Gentile, che è sempre andato oltre, al di là della destra e della sinistra. È il tema dell'incontro che si è tenuto alla Facoltà di Scienze della Comunicazione dell'Università di Teramo, al quale ha partecipato Vito De Luca, giornalista, scrittore e dottore di ricerca, che ha presentato un suo recente volume proprio sul pensiero e il linguaggio di Gentile. In che cosa Giovanni Gentile è attuale? Come preferisce lei attualista? Sì, attualista, perché il filosofo dell'atto, da questo punto di vista, può essere anche interpretato come quel pensiero che è contemporaneo, moderno. Gentile è al di là della destra e della sinistra? Sì, è al di là, sì, è la tesi di questo libro. Perché io riprendo una frase sua che pubblicò sul Resto del Carlino nel 1919. Lui si è autodefinito più socialista di Lenin, più liberale di Wilson. Quale sarà il primo messaggio che darà ai ragazzi oggi? Ecco, di riflettere sempre su se stessi. Il messaggio è questo, cioè una riflessione interiore, perché Gentile prende spunto da Agostino e quando parla di in interiore homine. Che significa questo? Guardarsi dentro. Le giovani generazioni sono particolarmente interessate a scandagliare i segreti dei linguaggi politici e a capire quali riescono a far sfondare o quali invece ad affondare candidati e partiti. Qual è il linguaggio della politica più giusto? È una domanda alla quale probabilmente questa intervista non basterà a rispondere. Certamente il libro che esaminiamo oggi in questa presentazione, il libro di Vito De Luca sulla figura di Giovanni Gentile, può darci una idea di come si possano affrontare i linguaggi della politica con metodo filologico e correttezza. Se lei dovesse analizzare il linguaggio politico che usano oggi i nostri politici, come lo giudica? Il seminario di oggi è presentato dal professor Adolfo Noto, che è un amico e collega, il quale già nel 94 scrisse un saggio molto interessante sulla rivista Lancellotto e Nausicaa, analizzando e prevedendo la vittoria elettorale di quella formazione politica che vinse utilizzando un linguaggio proprio del linguaggio, un frasario proprio del linguaggio sportivo. Non vi dico quale formazione politica fosse, però quella previsione di un linguaggio molto diretto fu in effetti vincente. Fu vincente.